Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale o benvenuti sul mio canale se è la prima volta che guardate un mio video. Allora, mi scuso se ho la no voce un po' nasale ma ho il raffreddore ancora e ho acceso la luce perché sono le manca 20 alle 6 e c'è un po' buio se spengo la luce, quindi ho acceso la luce. Allora, oggi video haul, un po' con i saldi, gli acquisti con i saldi e qualcosa senza saldi. Partiamo subito, partiamo da sono qualche cosa qua e là, ecco, da Pinky e da Pinky ho acquistato questa maglietta, ok, leggera comunque, brillantinata. Con sotto la maglietta canottiera bianca che scende lunga, come potete vedere. È un oro rosa, come potete vedere, tutta berruccichenta. E questa era saldata. Costava 25,99 euro, l'ho pagata 10 euro, un affarone. Era al 61% di sconto. Io ho preso un XL, leggerina da mettere più avanti, marzo, aprile, visto che ha anche appena nevicato, mi sa che ancora un po' per metterla. Poi, sempre da Pinky, ho acquistato un set di orecchini. Questi in argento silver, questi costavano 4,99 euro, erano scontati al 50%, quindi li ho pagati 2,45 euro, se non erro, se ho fatto i conti giusti. Sono tre paia, carini, semplici. Poi passiamo a Piazza Italia, dove ho acquistato un body blu, fatto così, con la cerniera, qui davanti, body, così, appunto, a manica corta, come potete vedere, semplicissimo. E questo veniva 8,95 euro, era scontato del 72%, ho pagato 2,50 euro. Anche questo è un vero affare, sotto i maglioncini, sotto le giacche, è comodo, originale, con la cernierina, scollato anche, quindi non guasta mai. Poi, faccio vedere cose prima scontate e poi quelle non scontate. Ho comprato un paio di scarpe della Converse, scusate. Allora, incartate ancora, non è che sono un casino, non vedo l'ora di metterle, ma costo tempo. Sono nere con tutte le borchette argento, sono in velutino e poi qua sono belle come le All-Star normali, ma mi piacciono un casino, non vedo appunto l'ora di metterle, ma col tempo che c'è non mi fido, visto essendo in velluto, attendo ancora un attimo. Questi qua venivano 110, sì, ed erano scontati del 50, quindi all'incirca sui 70 euro sono venute. Poi, appunto, sempre scontata, ho preso una borsa della Comipel per cambiare un po' verde, una borsa media, diciamo, appunto verde, la si può portare sul braccio, così a mano, ecco, e anche a tracolla, la sua tracolla, poi si apre così. Ha la cerniera,
potete vedere, e poi dentro ha una tacca, due, tre tacche, una con la cernierina e due senza cerniera, quelle normali. È abbastanza anche capiente come borsetta. Mi è piaciuta e l'ho acquistata. Ah sì, ok. Questa qua costava 39,99 e l'ho pagata 15 euro. Appunto da Comiper, è marchiata Comiper, come potete leggere davanti. Mettiamo qua. Poi, ok, con i saldi, fine saldi, ho terminato. Vi faccio vedere due cosine che ho preso senza saldi e ho preso da Zara. Ho preso questo vestito particolare, ma mi è piaciuto molto. Praticamente davanti è bianco, è nero, bianco, è tutto nero come potete vedere. Ho fatto così con la manicina corta. Mentre dietro è fatto tipo foulard, con questo disegno stampa bianca rossa con i fiori. Sì, sono fiori, mi ricordavo bene. Molto carino, mi è piaciuto. E questo l'ho pagato 17,95 euro, preso una L. C'è solo la S, la M e la L. C'era così e così, se non sbaglio. Sì, non c'erano altri colori. Penso di metterlo a un battesimo ad aprile, penso di metterlo ad aprile se non fa freddo freddo. Poi ho preso una cosina semplice semplice da Camaïeu. Ho preso una canottierina semplice, come potete vedere, grigia a pois bianchi, semplici, quelle con le spalline, mettere sotto le giacche se volete portarla così, oppure sotto i maglioni, dipende come le portate voi le canottiere. E questa l'ho pagata 7,99 euro, ho preso una L. Ah, queste canottiere sono comode perché non hanno il davanti dietro, se vedete qua, infatti ve lo dice anche qua, lo potete portare, non ha il davanti dietro, quindi come la mettete, la mettete comoda, così non dovete stare lì a vedere dove l'etichetta, non dove l'etichetta, il davanti, il dietro, eccetera, eccetera. E poi ho preso Beauty, più che altro, da Bottega Verde, però non vi faccio il video da sole, quindi ve lo metto dentro qua, come vedete, da Bottega Verde, perché appunto sono andata al centro commerciale sabato e fuori da Bottega Verde c'era la promoter e ti dava un cataloghino, un volantino piccolino con su un po' di sconti. Allora ho deciso di acquistare, che mi serviva il tonico soprattutto. Infatti ho acquistato il tonico, questo qua che non ho mai provato. Ho preso quello alle mandorle dolci, tonico viso per tutti i tipi di pelle, con estratto di mandorle dolci, pelle fresca e luminosa. Sono 250 ml di prodotto per 12 mesi di PAU. Sceglielo se vuoi, un prodotto senza parabeni, alcol, e dita e accessori di... formaldeide. Boh, vedremo com'è. Vi dirò com'è. Non so se riuscite a vederlo. C'è il riflesso di qua. Anche in mezzo, idem. Bene, c'è sempre il riflesso. Andiamo così. Non riesco, comunque quello alle mandorle dolci.
poi, ah, e questo, adesso guardo, tonico, veniva 11,99 € meno 8 euro, quindi l'ho pagato, allora 12 facciamo, 6, 8 euro all'incirca. E poi ho acquistato, mi sono fatta incuriosire da questo latte micellari, che ho già sentito qualcuno, se non mi ricordo male, parlarne su YouTube, che l'aveva comprato anche lei, però non l'aveva ancora provato, quindi ho detto, vabbè, proviamolo. Appunto, estratti di bellezza, Bottega Verde, latte micellari, la linea nuova che ha fatto Bottega Verde, questa qua, alla frutta. E c'è scritto strucca, detergge, addolcisce, viso, occhi, latte di cotone, lampone, è al latte di cotone e lampone, per pelli secche o delicate, però ha detto che va un po' bene per tutti i tipi di pelle, la commessa. Vedremo, dolcissimo, ultra delicato, al contatto con la pelle libera, micellare, detergenti attivi che catturano smog e make-up. Con l'aiuto di un dischetto di cotone, massaggia una piccola quantità di prodotto sul viso, non occorre risciacquare. Ah, ottimo. Quindi è come un'acqua micellare, diciamo. Sono 200 ml di prodotto per 12 mesi di IPAU. Profumo delicato. A parte che c'ho il raffreddore, quindi non sento molto, però sembra un profumo delicato. E questo l'ho pagato 5,99 euro. Vedremo, vi saprò dire. Poi, se volete un video magari specifico di un singolo prodotto che provo, che vedete nei miei video, scrivetemelo giù nei commenti, che io faccio anche video magari singoli, se ne volete sentir parlare di più, se volete sapere i pareri, non lo so, comunque commentate. E da Bottega Verde mi hanno anche omaggiato, mi hanno dato tre campioncini. Appunto, mi hanno dato sempre della stessa linea del latte micellare, la crema gel idratante, questa qua. Non vedo l'ora di provarla, questa. Estratti di bellezza, crema gel idratante alla mela verde e kiwi. È per pelli miste o grasse, quindi va benissimo per la mia pelle. Questa non l'ho ancora provata, ero tentata di comprarla full size, però prima proviamola mini size e poi vedremo se comprare anche la full size perché ho un po' di creme viso da terminare. Poi mi hanno dato la crema mani delicate o soggetto a screpolature all'avena, anche questa è una linea nuova di Bottega Verde. Protettivo lenitiva al 98% di ingredienti di origine naturale, vedremo. E poi, che fa sempre comodo, mi hanno dato il nuovo fondotinta 100% naturale, fondotinta mousse setoso effetto matte con olio di ibisco e solo ingredienti di origine naturale, idratante protettivo. Il colore dovrebbe essere naturale, se non erro, ed è questo. Questo lo proverò sicuramente. E niente, questi qua sono stati i miei ultimi acquisti, saldi e non saldi, mettiamola così. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi piace questa tipologia di video, mettete un pollicino in su, vi raccomando. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale qua sotto se non siete ancora iscritti, schiacciando su iscriviti e attivando la campanella di fianco così vi arriva la notifica quando esce un mio nuovo video. Dai, fatemi arrivare ai 100 iscritti, vi prego! Commentate sotto, mi raccomando. Se volete seguitemi anche su Instagram, vi lascio il link diretto giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!